tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione di un libro che secondo me ha due importanti messaggi da dare, ossia Zona d'ombra di questa autrice di cui non so pronunciare il nome, quindi neanche ci provo. Comunque lei è nata nel 1958, è scrittrice e docente di scrittura creativa. In questo libro ci racconta di Bennett, un medico legale che si è laureato in Africa e poi trasferito negli Stati Uniti, dove esercita la sua professione da medico. Un giorno si ritrova a fare l'autopsia del corpo di Mike Webster, un famosissimo giocatore di baseball che è morto con circostanze misteriose. Lui aveva dei sintomi di una malattia che non si conosceva. E sarà proprio Bennett a scoprire che in realtà questo giocatore è morto di encefalopatia traumatica cronica. Sostiene che anche i giocatori che sono morti prima di lui con gli stessi sintomi sono morti di questa malattia, e che probabilmente anche i giocatori in vita potrebbero avere questa malattia, perché poi si è notato che tra i giocatori di football è molto frequente, è molto più elevata questa malattia, però nessuno gli crede, perché ovviamente la National Football League vuole nascondere questa cosa, questa notizia, vuole camuffarlo, no? Perché ovviamente questa malattia è causata principalmente dalla poca sicurezza che si ha in campo, e quindi questa National League di football vuole ovviamente tenersi stretti i tifosi per il business. Quindi ovviamente se si veniva a scoprire che in realtà i giocatori non erano sicuri, non erano in sicurezza, i tifosi avrebbero molto dubitato, no? Avrebbero fatto scalpore. Però alla fine, insomma, Bennett dovrà affrontare tantissime battaglie per fare in modo che questa sua scoperta venga messa alla luce. E alla fine ci riuscirà, ovviamente, dopo molti anni, dopo molte battaglie. E diciamo che sono sorti due problemi da questo libro, non problemi ovviamente di scrittura eccetera o di trama. Sicuramente di trama è un po' noioso, può sembrare un po' confuso, perché ci sono troppi dialoghi, è tutto filosofico psicologico, perché la maggior parte della trama si concentra sui pensieri di Bennett. Quindi potrebbe sembrare un po' pesante, un po' noioso, è piccolino effettivamente, sono 300 pagine, però effettivamente leggere 300 pagine di pensieri può sembrare un po' noioso, un po' pesante. In ogni caso, i problemi di cui vi citavo prima sono riferiti più che altro alla società, che secondo me questi problemi sono anche presenti tutt'oggi. Infatti il primo problema è sicuramente il fatto che nessuno credeva a Bennett come medico legale, perché lui era di colore. Ovviamente io penso che non bisogna giudicare una persona per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale o per la religione, bensì dalle capacità che ha questa persona. Quindi secondo me è meglio affidarsi a una persona competente, che sia di colore omosessuale o musulmana, piuttosto che a un cristiano bianco italiano incapace, no? Ovviamente il secondo micro problema, secondo me mi sta venendo in mente adesso, è che sicuramente le persone credono tanto a ciò che leggono, a ciò che vedono in televisione,
Le notizie che si leggono su internet o che si sentono in televisione dovrebbero essere oggettive, dovrebbero informare appunto, però molte volte queste informazioni sono un po' distorte, quindi proprio appunto come la NFL di questo libro, la National Football League, che camuffava le informazioni, voleva nascondere la verità per il business un po', penso che stia succedendo anche adesso. Quindi secondo me le persone dovrebbero informarsi molto di più riguardo un argomento prima di credere a una cosa, a una news, no? Però vabbè, questo dovrebbe essere un discorso a parte, come dovrebbe essere un discorso a parte anche il razzismo, comunque, che dicevo prima. Però diciamo che sintetizziamo in questo video, perché se no uscirebbe un video veramente di lunghissimo, di mezz'ora. Il secondo vero problema di cui volevo parlare è sicuramente la sicurezza negli sport, perché appunto, come in questo libro, che si è verificato che nel football è molto elevata questa malattia, che coincide a 25.000 incidenti stradali, incidenti da auto. Quindi non è da sottovalutare la sicurezza nello sport. Molte volte molte persone dicono vabbè, che sarà mai, e invece no. Possono succedere queste cose, possono veramente succedere tante cose. Io pratico lo sport da quando sono bambina. Ovviamente non ho mai fatto sport estremi, sport molto pericolosi, diciamo. Però sono fermamente convinta che debba sempre esserci sicurezza, anche negli sport che si credono meno pericolosi, o almeno tutti gli sport si credono poco pericolosi, insomma, uno non va a pensare, vabbè, giocare a calcio, cosa gli vuole succedere se mi succede un occhio. No, può succedere tantissime cose, possono sbattere la testa, può avere, non so, qualche malattia, non lo so, può succedere, magari sotto sforzo succede qualcosa, quindi essendo io una sportiva da quando sono piccolina, questo libro mi sta molto a cuore, e soprattutto perché potrebbe succedere a me, potrebbe succedere a tutti, adesso mettiamo le corna, però oggettivamente è vero. Quindi secondo me questo libro ci insegna queste due grandi cose. Ovviamente non mi dilungo troppissimo, perché ovviamente non voglio essere noiosa, non voglio dilungarmi troppo, però è vero che io penso queste cose, quindi secondo me questo libro va letto per questi due motivi, essenzialmente, per aprire gli occhi prima di tutto al razzismo, a dire no al razzismo, ovviamente, perché, ripeto, meglio fidarsi di una persona capace, che sia di colore o che sia di un'altra religione, o che sia di un altro orientamento sessuale, piuttosto che di un capace bianco e cristiano, diciamo così. E seconda cosa, perché ci apre gli occhi anche sulla sicurezza che deve esserci nello sport, ma anche nella sicurezza degli allenamenti. Vengono fatte più male delle cose, magari potrebbero esserci delle conseguenze, potrebbero esserci delle conseguenze anche gravi. E terzo, ovviamente, penso che potrebbero aprire gli occhi anche su dei news, su quello che andiamo a sentire, quello che andiamo a leggere, perché secondo me dovrebbe esserci sempre oggettività. Io ovviamente da lettrice ho letto poche cose serie, diciamo, non è questa. Però diciamo che tra poco compierò 21 anni, quindi tra qualche giorno. Quindi penso che dovrò leggere altre cose serie, altre. E a controllare un po' i fantasy. Mi sta dispiacendo tantissimo dirlo, però sì, devo aprire anch'io gli occhi, togliere le fette di prosciutto dagli occhi, e imparare un po' di più di cose serie, diciamo, non solo fantasticare. E
e quindi il libro consigliato per quanto riguarda il messaggio che vuole dare, i messaggi che vuole dare l'autrice attraverso questo libro, un po' meno se cercate un libro scorrevole, perché questo è tutto che è scorrevole. Io ci ho messo 4 giorni, però ecco, non avevo niente da fare, quindi mi sono messa giù a leggere. Però se avessi avuto poco tempo, sicuramente non avrei scelto questo libro da leggere, soprattutto adesso che sono all'università, con le lezioni e una cosa un'altra, preferisco leggere qualcosa di leggero piuttosto che questo. Quindi se volete comunque leggerlo, io ve lo consiglio, ripeto per l'ennesima volta, per i messaggi che vuole dare, piuttosto che per la scrittura. Non è che è una scrittura brutta o che perché è scritto male, ma perché no, è una scrittura un po' pesante, proprio per la storia in sé, diciamo, ma anche un po' corta, ecco, ammettiamo. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete voglia di leggere questo libro, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!